Il sindaco di Francavilla chiede un cambio al vertice dell'ACA al termine del mandato dell'attuale presidente. Si parla di quello che è stato da un lato un risanamento di una delle voci più complicate delle polemiche che ci sono state in Abruzzo. Qual è il quadro secondo Acerbo? Allora, il quadro che l'ACA è stata in mano al Partito Democratico e ai partiti che poi sono diventati il Partito Democratico per decenni. I risultati sono stati che facciamo il bagno in mezzo alle feci e che ci hanno fatto prima bere anche acqua contaminata dai rubinetti e che hanno fatto 120 milioni di debiti e quindi che questo partito riorganizzi tutti i suoi sindaci per riconquistare l'ACA a me fa davvero, lo dico, schifo. Si dovrebbero vergognare. Si può discutere di cambiare l'attuale amministratore delegato, ci mancherebbe, ma che si mettano insieme, compreso il sindaco di Francavilla a Pescara, tra le firme c'è la sindaca di Bolognano, il cui marito è stato l'ultimo presidente PD dell'ACA, arrestato per tangenti. Ma di che cosa parliamo? Ma non si vergognano. Bisogna trasformare l'ACA da SPA in azienda di diritto pubblico in cui vigano tutte le regole per quanto riguarda la gestione dell'azienda, di un'azienda pubblica.